Alla fine ho dovuto purtroppo far ripartire il gioco perché i bug erano diventati insostenibili e non volevano andarsene. Ad ogni modo, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video ho cercato di completare sentieri spettrali con scarso successo perché purtroppo le cose sono andate avanti più a lungo del previsto, ma in questo episodio, amici miei, in questo episodio si concluderanno senz'altro. Mancano solo due mappe da completare, la settima e l'ottava. Quindi, diamoci da fare. Let's go. Eccoci qua, al settimo capitolo. Che avevo tra l'altro già cominciato, ma a quanto pare non mi ha salvato. Che schifo. Ho cambiato subitissimo team perché Luigi non ce la fa. Non è fattibile con Luigi, mi dispiace. Comunque, let's go. E devo fare questa che l'altra volta non l'ho fatta. Sono tre per quello che vedo. Salute extra, ovviamente. Sette nemici. Wow. E ovviamente gli altri devono ancora comparire. Certo. Alquanto complicata questa, eh? Devo ammetterlo. Non me l'aspettavo così complicata. Non so perché, ma stranamente complicata, boh. Dopo questo mondo, Bipo deve per forza prendere un'abilità nuova. Che figata! E qui? Cos'è? Bambola voodoo? È una creazione di Madame Boastrella. Raccolte anche le 8 monete rosse, vediamo un po' che ci dà come ricompensa. Un'arma? Speriamo di sì. Sì, yeah! Un'arma nuova. Che cos'è? Thermoviking. Ah, ok. Perfetto. Ho cambiato anche un paio di armi. E possiamo procedere allora? Sì, dai. Capitolo 8 e penultimo capitolo. Che succede qui? Cimitero. È freddo, umido e purtroppo è precisamente dove dovremmo essere. Comunque sia, sono un po' confuso. L'unico elemento interessante qui pare essere la torre dell'orologio sull'altro lato del cimitero. Hai capito? Bella, un po' diroccata, ma bella. Ma come potrebbe tornarci utile per far sì che la luna sorga due volte nella stessa notte? Bipo, a me lo chiedi. Insomma, anche quando fa 2 più 2. Un'altra lotta? Oh, cavoli, vedo la gentaccia. Raggiungi la zona. Me l'aspettavo che ci fosse una missione del genere. Ci sono molti bu che non mi piacciono. E bisogna arrivare là sopra. Ma i bu qui sinceramente mi tangono poco, eh. Penso di poter riuscire a evitarli se gioco bene le mie carte. Why are you running? Catch him! Double kill! Penso di averla fatta, anche se ho il bu che mi insegue. Beh, è stato bello, Valkyria. Guarda, ti lascio l'ultimo saluto e poi me ne vado. Giusto per fare un po' così, tanto per. Eccoci qui, la zona salva. Wow. Oh, perfetto! Grande! Pensavo di averci messo un turno in più del necessario. Per fortuna tutti sono ancora in gara. Let's go. Let's go, yeah! Adoro un piano ben riuscito. Vado matto per i piani ben riusciti! Interessante, questo arnese sembra collegato al torre dell'orologio. Che sia un enigma? Ah, come prima allora. Quindi dobbiamo illuminare tutte quante le ampolle. Wow, sono ta. Oh mio Dio, quanta robina. Qui ci vorrà un bel montaggio, mi sa, perché ci metterò un'eternità. Mi sa, eh. Forse spostando l'indietro dei lancetti dell'orologio potremmo obbligare anche la luna a tornare al suo posto? Sembrerebbe una logica assurda di Rabbids, quella che ha preso d'assalto i migliori funghi. E allora vale la pena provarci. Già, ma perché non scaviamo una tomba? Oie oie oie, quale tombe emerse?
Qua c'è che roba da portare via. Traccia musicale, perché no? Oh, santo cielo. Giustino, giustino. Cioè, bisognerebbe... Allora proviamo il blu, proviamo. Ah, ecco, ecco, ecco. Il blu andava prima. Poi va il verde. Poi va il verde, certo. Poi va il rosso. Poi prendiamo quello blu. No, poi prendiamo quello verde. A quanto pare. E va il sole. Oh yes, ed è fatta. Ottimo. La luna sta invertendo la sua orbita. Attenzione, una mail da Bowser fan. Aha, e riecco il nostro criptico amico che si fa vivo per complimentarsi con noi. Il cancello lunare è aperto, il signor Tasma fan vi attende. Presto sarete solo un paio di ricordo. Un compaio di ricordo intendevo dei super campioni e con quel buhahaha volevo dire complimenti. In effetti quando ho scritto buhahaha la seconda volta era più un ragazzi siete davvero fantastici, vi adoro e non vi farei mai del male. Molto bene, pare che la nostra avventura volga al termine. Non facciamo aspettare oltre il nostro salvatore. Ma anche Pasquale, non è che salvatore per forza devi chiamare, Cavoli quanti posti ancora da aprire qui. Accidenti. Vabbè, comunque proseguiamo, torniamo da dove siamo partiti e appropinquiamoci verso il finale di questo Sentieri Spettrali. Ma prima... Ma prima? Livello bonus! Lo stavo per fare a primo try, ma a quanto pare il joystick ha detto no. E quindi niente, anche perché era piuttosto intuibile. Sì, però premi, Cribbio! Mi piace farmi perdere tempo, non capisco perché. Però, un'arma, e questo mi piace. Boso. Boso, cosa? Perché Boso? Non sono di certo delle state quelle che si scateneranno sul campo di battaglia. Ma perché Boso? Cioè, è bruttissimo Boso. Certo che però i programmatori, i sceneggiatori e tutto il team, ne sa pacchi di cheat. Bravi, bravi. Vabbè, sono italiani, ovvio, figurati. Dai che arriviamo all'incontro con questo Tasma fan che sarà sicuramente il nemico. Ci ha preso per i fondelli per tutto quanto il tempo, vorrei ben vedere se non è lui il nemico. Oh, bella! È un teatro! Tasma fan pare avere una certa vena drammatica, non trovate? Bipo, segnalazione velocissima! Sappi che qualche hacker ha violato la mia email. Ti prego di ignorare qualsiasi messaggio relativo a un tale signor Tasma fan. Credo sia una trappola. Ci ha messo un po' a dircelo, eh? Ma di sicuro te ne sarai già accorto, il mio è solo uno scrupolo. Dopotutto era davvero palese. Firmato, il vostro più grande fan. Finalmente mi siete deciso ad arrivare, giusto in tempo per godervi lo spettacolo. Bowser Jr., sei saluto a mandare quei messaggi e chiediaci di recuperare le reliquie della virtù, così che potessi aprire il cancello lunare e trovare il signor Tasma fan, vero? L'ho sempre saputo. O almeno, beh, lo sospettavo. Oh, va bene, ho capito tutto solo negli ultimi 30 secondi. Tasma fan era solo uno specchietto per le allodole, era una trappola, giusto? Allora... Il fatto che Bowser Jr. possa fluttuare con la sua clown mobile, beh, forse poteva arrivarci prima senza aprire il cancello, no? Ma comunque, certo che non è più che reale questo Tasma fan, certo. A dirla tutta è proprio grazie a voi che sta per fare il suo reboot su questo parco. No! Ah, ok, era un rabbit. Ah, li fonde. Che bellino.
Tocca a te, sponi, fai quello che devi. Forse ti serve un po' più di incoraggiamento. E vabbè, però che complessato quello spawn. Osservate ora Tasma Fan, o per meglio dire Fantasma. E beh, Pavarotti. No, no, vabbè, non è proprio Pavarotti. Pavarotti, per carità, grandissima figura italiana, però insomma, è chiaramente ispirato a un tenore questo Tasma Fan, questo fantasma. Since Donkey Kong slithering down every pipe, despite his plum shaped body type, who's gonna run in fear while screaming, Mamma mia, who leave me gray and grim? Oh, what does Peach see in him? With great joy in my heart, each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well, but here come the spiny shell. And now you and your rabby friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll rise in. Wow, davvero fantastico. Un po' scozzese l'accento, oppure troppo italiano, fate voi. Bello però. Attenzione, i miei sensori mi dicono che il signor Tasma, il fantasma, è immune agli attacchi quando è sotto al riflettore. Se vogliamo che questa sia la sua esibizione, dobbiamo trovare il modo di spegnere quelle luci. Devo colpirle, no? È immune agli attacchi? Sì. Vabbè, ridi. Ti ridi. Ah! Devo colpirlo con la scivolata? Ma l'avevo fatto prima, non... Vabbè, ok, rifacciamolo ora. Vabbè, ok, comunque ci sta, eh. Comunque. Vabbè, sì, basta anche, direi. Allora. Peach, dammi un po' una spinta fino a... Anche se credo che non serva a niente il martello in questo caso. Dovrei arrivargli proprio sopra. Ah no, lo prendo. Ma prendo anche Yoshi. Va bene uguale. Non fa nulla, ma ci curiamo con Peach, ci curiamo. Ah, perché prendi danno anche il compagno di là, sì. Ho capito che il tuo piano non sarà compromesso, però adesso se te ne vai... Ecco. E l'altro pur si prende un bel dannetto. Great, sì. Fantastico, certo. Ok, e questa è andata, la prima. Dobbiamo farlo altre due volte. Due, tre volte? Altre due volte almeno. E si ricarica tutti quanti i punti salute. Ovviamente. È anche giusto, no? Il problema è solo uno, che ho pochissimo movimento, mi ci vorrebbe Luigi, e che sicuramente questa è persa. Ed è persa. Oh, dunque, con Luigi è tutta un'altra storia. Con Luigi è tutta un'altra storia. Spero solo che riesca a resistere abbastanza da poter... fare del male serio. Eccolo là. E questo è fatto. Perfetto. Vai col secondo. Sapevo già che sarebbe andato lì, quindi sono preparato. Mario.
1. My stage technique allows me to keep my composure under the spotlight. E vado qui. Me la voglio giocare bene ora. Me la sto giocando molto meglio. Prima ho perso 2 turni senza motivo. Poi, avendo capito quello che bisognava fare, ne ho persi altri 2. Insomma. Doppia. Perfetto, è andato. No? Oh sì, ok, è andato. Luigi dovrebbe arrivarci lì? No. Ah, perfetto, l'ha eliminato lui con il suo amichetto. Bene. Allora, qui ce ne sono 3. Il che non è una cosa molto semplice da fare. Però ci si può riuscire qui. Con Luigi dovrei riuscire a farli tutti e 3. No! Posso solo uscire, non posso fare anche l'altro. Ma ci picchia. Che peccato, che fregatura più che peccato. Sì, la tua spotlight, sì. Che cosa? Che cosa? No! Luigi, no! Vabbè, amico mio, però tu mi hai fatto arrabbiare ora. Io che devo fare? Devo curare Luigi in qualche modo. Quindi, signor fantasma, ci pietrifica se gli passiamo, se gli voliamo sopra? Ha una certa logica, credo. Fuori dai limiti. Lo so, fa male. Vai, ora ci sta pure Giannino che spara. No, penso che... Veramente ce l'ho fatta, penso. Gli mancano gli ultimi colpi. Con tutti e 3 sono arrivato poi, nonostante Luigi abbia pochissima salute. Turni sono, ma sono un maestro con i boss, con quelli normali no, più difficile quelli normali. Mamma mia ragazzi, bella sta lotta, però qualcosa di diverso mi è piaciuta, un bel boss, sempre 3 fasi il boss, mi fa preoccupare l'ultimo che sarà sicuramente Bowser. Oh, la salute è aumentata e ci voleva. 28 nuove armi disponibili, wow. Oh, l'azione spacca, era ora. Peach non ci vuole dire nulla? Non c'è neanche Peach. Peach è stata rapita definitivamente, era anche ora. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Wow, non mi aspettavo di riuscire a farla solo con 2 try. Cioè, veramente mi aspettavo al primo, ecco perché 2 try no. Ad ogni modo, io vi ringrazio amici per aver seguito questo video. Nel prossimo episodio di Mario inizieremo il 4º e ultimo mondo. E penso che ci vorranno almeno 3 parti. Ad ogni modo, io vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate il link a Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!